Una delle ferite urbanistiche più impattanti inflitte al centro storico di Teramo è stato lo sventramento di Piazza Dante per la costruzione di due piani di parcheggio interrati. La struttura, realizzata dalla società privata, la Parcheggio Piazza Dante SRL, fu inaugurata nel 2009 e prevedeva che il privato gestisse anche gli stalli del piano a raso della piazza fino al 2011 per un riequilibrio economico. Spazio che sarebbe poi dovuto tornare nella disponibilità del Comune di Teramo in previsione di una pedonalizzazione definitiva. Dopo 10 anni, in virtù di continue proroghe, questi parcheggi pubblici all'aperto sono ancora gestiti dal privato. Per questo l'amministrazione comunale ha deciso di affrontare la questione di petto e interrompere subito la proroga, ritenuta illegittima in favore degli attuali gestori, e tornare in possesso dell'area di Piazza Dante. Si è chiusa questa vicenda relativa a una gestione in proroga finalizzata a recuperare uno squilibrio che noi, sulla base dei dati a disposizione, abbiamo verificato con questo studio, che comunque si è chiusa in ogni caso almeno il 31 dicembre 2019. Io sono convinto che se fosse stata verificata per bene la gestione, questa storia si sarebbe chiusa molto prima, però intanto mettiamo un punto, continuiamo ovviamente le nostre verifiche, apriamo l'interlocuzione con il concessionario, che comunque resta un nostro interlocutore per la gestione dei piani sotterranei del parcheggio. Si definiranno i rapporti giuridico-economici per quanto riguarda questo periodo transitorio in cui cambia la prospettiva. Siamo noi ad avere la necessità di riequilibrare la gestione, perché non si giustifica più come proroga. Vedremo appunto quale sarà il tema di discussione con il concessionario. Ora ci si chiede quale sarà il futuro urbanistico di Piazza Dante. Il progetto iniziale prevedeva che, a compensazione dello sventramento dell'area, il piano a raso sarebbe stato pedonalizzato, arredato e fruibile all'intera cittadinanza come luogo di aggregazione. Sarà proprio così? La piazza va sistemata, perché è stato lasciato uno scempio, sventrata in alcune sue parti per una serie di scelte appunto non comprensibili, e quindi la sistemazione della piazza è il punto fermo. Per correttezza nei confronti degli organi che dovranno decidere, e anche per la città, che ovviamente coinvolgeremo, in questo momento ci fermiamo a questa riflessione. Valuteremo anche l'impatto che il futuro di Piazza Dante ha, intanto con una riconnessione urbanistica con la città complessiva e anche sulla gestione del piano della sosta.